Ciao, sono Bruno, benvenuto in un nuovo video di approfondimento che stiamo realizzando in questi giorni per i clienti professional. Quindi, come sempre la premessa, se sei un utente fai da te, il video ti risulterà un po' difficile da comprendere e gli argomenti trattati magari poco interessanti. Se invece sei un professionista del settore, seguimi bene perché oggi parliamo di cavi. Vengono molto spesso sottovalutati, ma sono, come sai benissimo, una parte essenziale dell'impianto di automazione. Come sempre, se il video ti piace, clicca mi piace sotto, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere informato su tutti i nostri video. Allora, facendo questo lavoro da tanti anni, ci siamo accorti che il 90% degli impianti in circolazione non solo non utilizzano il cavo idoneo, che sarebbe quello di automazione per realizzare un'automazione di un cancello, di una serranda, ma molto spesso e volentieri utilizzano del cavo che è totalmente inappropriato, come addirittura il cavo di rete oppure il cavo telefonico, che sono due tipi di cavo che neanche nel settore elettrico andrebbero utilizzati, se non per realizzare delle reti o per realizzare dei circuiti telefonici. Un'altra leggenda è che molti installatori utilizzano il cavo gommato normale pensando che sia molto resistente e quindi appropriato a realizzare un impianto di automazione. Questo non è assolutamente vero, perché il cavo di automazione ha delle caratteristiche molto molto particolari che il cavo gommato tradizionale non riesce a raggiungere. Come sempre nei nostri video non ti parlo di normative, ti parlo di buonsenso e utilizzo di materiali appropriati, quindi in questo video non citerò alcuna normativa, tant'è che comunque utilizzando il cavo di automazione già rispondi alla normativa, e comunque sia ti do solamente dei consigli e cerco di farti capire il perché non si deve utilizzare un cavo gommato o altri tipi di cavi nel realizzare impianti di automazione per cancelli o serrande. Allora, una cosa fondamentale del cavo di automazione rispetto a un cavo tradizionale è questa qui, molto semplice da vedere. Se io lo piego, lui è sostanzialmente una molla, torna su subito, mentre un cavo, diciamo, di parte riuscirlo a piegare, ma un cavo gommato tradizionale torna su ma in un tempo molto maggiore. Ciò significa che, adesso non riesco a farvelo percepire, ma sapete benissimo che questo cavo a temperature molto basse diventa veramente veramente rigido, mentre il cavo di automazione è fatto per essere flessibile. Perché? Perché è utilizzato anche per dire nel collegamento tanto dei motori, per dire, che comunque si devono muovere, quindi lui deve avere un grande grado di flessibilità senza rompersi, oppure nel collegamento dell'elettroserratura. Quando sta sotto sull'elettroserratura questo cavo farà così e quindi deve essere molto flessibile. Utilizzando un cavo del genere, o alcuni utilizzano addirittura il cavo d'allarme, stessa cosa, sono cavi che sono pensati per essere utilizzati all'interno delle abitazioni e quindi non in un ambiente esterno che è umido, caldo, freddo, che varia della temperatura tantissimo tra l'estate e l'inverno. Una caratteristica particolare di questo cavo è l'indipendenza delle due guaine, cioè quella esterna e quella interna di protezione. Perché sono indipendenti? Perché in questo modo intanto si riesce a piegare molto agevolmente il cavo e la guaina esterna non va a far soffrire sostanzialmente i cavi internamente, come succede in un cavo normale dove è iniettata la guaina interna e quindi sostanzialmente è incollata, ecco perché è molto rigido. È incollata e i cavi dentro e le guaine non sono indipendenti tra di loro, come invece è indipendente in questo cavo qua, che per dire adesso questo è un moncone di cavo e io riesco agevolmente a tirarlo fuori e volendo anche a rimetterlo dentro, anche se non serve a nulla sostanzialmente. Poi, se vedi la differenza fra le due guaine, è vero che quella del gommato è molto più alta e spessa, è pur vero che però quella del gommato neanche si riesce a schiacciare e comunque qua siamo all'interno, insomma non siamo neanche fuori, mentre quella del cavo automazione rimane sempre flessibile. Perché poi non dovrei utilizzare un cavo d'allarme? Intanto perché, come sapete benissimo, i cavi di allarme si chiamano tutti quanti 2 più 4, 2 più 6. Perché? Perché due cavi sono di alimentazione, quindi sono quelli della sezione leggermente più grande, quindi a volte 0,50, 0,75, dipende dalla marca del cavo. Gli altri sono tutti 0,25 e comunque sono dei fili estremamente fini e diventano anche estremamente rigidi in esterno. Tra le altre cose, poi andare a connettere un filo così piccolo
sotto a qualsiasi apparecchiatura, che sia una fotocellula o una centralina, vuol dire che rimane veramente pochissimo rame per il contatto, e quel rame che magari poi dopo si spezza e crea i falsi contatti. Allora, il cavo d'automazione invece lo trovate nella versione 0,50 mm per i collegamenti dei comandi e delle sicurezze, e poi esiste anche nelle sezioni di 1,5, 2,5, dipende dal tipo di alimentazione magari del motore che dovete realizzare. So che adesso dirò una cosa banale per il 90% di quelli che guardano questo video, ma nei motori ci tengo, perché quando andiamo a fare noi degli interventi vediamo sempre che non è così e viene percepito in maniera diversa. Nei motori bassa tensione, quindi quelli a 24 volt, la sezione del cavo è comunque minimo 1,5 mm. Avere il motore in bassa tensione non significa che la sezione del cavo allora è più piccolina, anche perché se la tensione è bassa e la potenza è sempre alta, la corrente che scorre all'interno del cavo è di conseguenza alta, e quindi va scelto un cavo che è minimo 1,5 mm, che non si può fare con il gommato tradizionale, perché immaginate questo che è già rigido così, connesso a un motore, diciamo, non girerebbe e non torcerebbe mai, oppure torcerebbe 2 giorni e poi si spezzerebbe. Allora, questi cavi si trovano, non è così semplice trovarli dai fornitori tradizionali, dai distributori, mi rendo conto. Se volete acquistarli da noi li trovate sul nostro sito, li trovate col loghetto Professional, quindi potete chiedere per quanto riguarda quel prodotto, scriverci o telefonarci e richiederci un preventivo personalizzato, oppure se siete nella zona di Roma potete venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, sulla via Appia. Ricorda di iscriverti al canale, di cliccare mi piace e di accendere la campanella. Ciao, al prossimo video.